Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. A dicembre scorso veniva dato alle stampe ed è arrivato in libreria il libro Da Radio Out a Radio 100 Passi, un libro presentato anche alla Camera dei Deputati e le cui parole chiave ovviamente sono il luogo della memoria, anche della memoria civile, delle battaglie, dello spirito anche di tanta partecipazione rispetto alla vita di Giuseppe Impastato. Il libro è di Danilo Sulis, che ringraziamo per essere nostro ospite oggi in videocollegamento da Palermo. Grazie a Danilo Sulis, il quale non è soltanto l'autore del libro, è ovviamente un protagonista della stessa vicenda che ovviamente ha consegnato alla memoria di tutti Peppino Impastato, perché fu un suo amico, giovanissimi entrambi ovviamente, lo aiutò materialmente anche con le sue competenze a fondare appunto Radio Out un anno prima che Peppino venisse ucciso nel 1977. Lo aiutò anche ad organizzare quel famoso concerto rock sulla spiaggia di Cinisi che noi abbiamo conosciuto anche attraverso il film di Marco Tullio Giordano, appunto il film I 100 Passi. E perché Danilo Sulis hai voluto scrivere questo libro anche nella forma quasi del conto, che mi pare sia la tecnica narrativa che hai prescelto? A chi lo rivolge? Ai ragazzi, mi pare di capire, innanzitutto? Intanto la scelta è proprio quella di fare un libro per tutti, per i ragazzi che non conoscono la storia di Peppino Impastato, a cui faccio da nonno, che insomma apre percorsi di legalità, e per chi invece la conosce e vuole sapere qualcosa in più, perché dentro il libro ci sono delle foto inedite, qualche aneddoto grazioso, particolare, insomma, e quindi è quello l'impronta del libro. Non volevo fare un libro storico, difatti appunto proprio perché io sono originariamente un musicista e quindi penso di essere in questo caso un cantastorie, il libro simula proprio l'incontro con un gruppo di ragazzi ai quali io racconto tutta la nostra storia, e si svolge un po' in questo modo, con questo dialogo fra me e i ragazzi che ascoltano e che vengono a trovarci in radio, come capita spesso, quasi tutti i giorni. Il 5 gennaio scorso Peppino Impastato avrebbe compiuto 74 anni, purtroppo fu ucciso a 30 anni appena, sono passati 44 anni da quella tragica e drammatica vicenda. Il 5 gennaio è anche la data che voi avete scelto, mi pare nel 2010, per fare ripartire Radio 100 Passi. Sì, già nasce nel 2007 l'associazione, però diciamo che per fare partire questa macchina e iniziare con le trasmissioni, questo è avvenuto nel 2010, e abbiamo appunto scelto quella data perché abbiamo scelto di commemorare le vittime di mafia nel giorno del loro compleanno e non del loro assassino e della loro morte, anche perché spesso può capitare, poteva capitare, magari potrebbe capitare anche oggi, di trovarci in qualche commemorazione con una serie di politici che poi è venuto fuori essere invece in qualche modo collusi con le mafie, e quindi noi le vittime di mafia le festeggiamo proprio una festa che vogliamo fare il giorno del loro compleanno. Abbiamo iniziato quindi la prima trasmissione di Radio 100 Passi il 5 gennaio, giorno di nascita di Peppino Impastato, e la prima trasmissione l'abbiamo fatta montando le attrezzature proprio sul tavolo di quella che era casa sua, che è a Cinisi, oggi si chiama Casa Memoria Impastato perché è diventato un piccolo museo. La data di nascita anziché quella della morte significa anche che si vogliono considerare vivi, cioè queste persone, in questo caso Peppino Impastato, grande eroe civile, esatto, martire, esatto, della libertà e ovviamente della giustizia. Esatto, esatto, sì, e li vogliamo appunto ricordare nel giorno del loro compleanno, e lo facciamo anche con tutte le altre vittime di mafia, a volte ospitando i parenti o le associazioni che ricordano queste persone. E comunque la nostra attività è giornaliera, perché pensiamo che la memoria possa essere un importante monito e stimolo per i giovani. Comunque
Non siamo solo un'associazione che si occupa di mafia, anzi vorrei dire che soprattutto quando vado al nord non è di mafia che parlo, ma di diffusione della cultura della legalità. Perché magari soprattutto i ragazzi pensano mafia, ma chissà che cos'è, una cosa lontana da noi, non se la sentono vicina, o pensano che sia un fenomeno cinematografico. Invece io spesso ai ragazzi faccio identificare quali sono per loro le illegalità. E soprattutto quando vengono le scolaresche, che passano alcuni giorni con noi, gli facciamo fare un'esperienza giornalistica proprio. E durante i giri che fanno con noi, raccolgono delle informazioni e poi l'ultimo giorno, fanno una trasmissione che conducono loro con le interviste che loro hanno fatto, proprio perché spesso, soprattutto se vengono dal nord, hanno una visione della mafia che è di un certo tipo. E invece quando poi vengono e conoscono le realtà, è la nostra Sicilia, quella parte di Sicilia che cambia, e magari vanno via con un'idea diversa. Interessante questa attività che voi svolgete, ora ne parleremo, però io un attimo vorrei proprio perché approfitto anche complessivamente, no, della testimonianza, del contributo appunto che può darci Danilo Sulis, io vado molto indietro nel tempo e vorrei un attimo anche chiedere così i ricordi diretti, anche le esperienze vissute. Andiamo a Peppino Impastato giovane, penso che Peppino avesse qualche anno in più di te, Danilo, giusto? Sì, lui era del 48, io del Allora, noi 54, quindi. ovviamente nella biografia di Peppino Impastato conosciamo un po' tutti, abbiamo focalizzato ovviamente gli ultimi anni, quelli dell'impegno della radio appena un anno prima, cioè dell'esperienza politica, delle sue denunce, però Peppino Impastato coerentemente, ecco, fece la rottura di rompere con la sua famiglia mafiosa già giovanissimo, non so, a 17 anni lo troviamo fondatore di una rivista politica, di denuncia politica, lui si iscrisse al PSUP già a 17 anni, era appunto in quell'ambito di esperienza, di militanza, quindi per tanti anni fu in trincea, in prima linea, poi ovviamente la nascita delle cosiddette radio libere, allora furono battezzate così dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale, hanno offerto a tutti uno strumento assolutamente nuovo, potentissimo per quei tempi, innovativo appunto per comunicare in maniera diretta e appunto Peppino ne fece uno strumento importante di militanza, di cittadinanza, di lotta anche politica, civile e sociale. Danilo era competente evidentemente su quelle attrezzature, sapeva maneggiare perché appunto ci racconti così come andarono le cose. Ma intanto Radio Aut fu fondata a Terrasini o a Cinisi? A Terrasini mi pare. Sì, a Terrasini che per chi non conosce quella zona, diciamo Cinisi e Terrasini ormai sono due paesi comunicanti, Cinisi è più a monte, Terrasini è più a mare. Si scelse la sede di Terrasini perché appunto da un luogo a mare era più facile che le onde FM che camminano sino a quando non trovano ostacoli potessero arrivare nei paesi della costa e con un dipolo dell'antenna puntato verso monte invece arrivava a Cinisi. Sì, hai detto giusto, Peppino, oltre che per la trasmissione che faceva Onda Pazza, che aveva un metodo di conduzione veramente particolare, usava molto l'ironia, lo sberleffo, e devo dire che probabilmente è questo che ha determinato la sua fine, la sua morte, perché quelli erano anni in cui i boss si tenevano a fare soldi, ma tenevano anche moltissimo all'immagine. Facendo quella trasmissione, Peppino ha colpito proprio, centrato l'immagine del boss Tano Badalamenti, che non era, attenzione, un bossetto di paese o di quartiere. Tano Badalamenti controllava il traffico mondiale della droga e quindi era stimato, la sua immagine era soprattutto in paese, tutti lo seguivano. Quando Peppino iniziò a fare quelle trasmissioni, di fatto colpì la sua immagine e questo probabilmente è stato quello che ha determinato la sua fine, perché insomma lui ha fatto grandissime denunce nella sua trasmissione, anche con nomi e cognomi, però abbiamo visto pure come ci sono stati poi i depistaggi, proprio perché Tano Badalamenti aveva parecchi agganci e parecchie connivenze anche con pezzi dello Stato. Sì, Potrei Peppino, dire sì. che quello è uno dei primissimi momenti di intrighi Stato-mafia. Dopo Portello della Ginestra, forse Peppino è un altro esempio.
Sì, appunto in quel periodo Peppino Impastato condusse questo programma Onda Pazza a Mafiopoli il venerdì sera a Radio Aut, che ovviamente divenne un po' seguitissima proprio perché era una vox clamans in deserto sostanzialmente, nel senso che ovviamente non, nessuno nell'informazione ufficiale neanche lontanamente sfiorava quegli argomenti. E lui fu non solo un grande giornalista anche d'inchiesta, no? Che sapeva ricostruire i fatti, metterli in connessione. Ricordiamo anche il dossier, ma qui apriremo un altro capitolo sulla strage di Alcamo Marina, no? Dove lui per primo riuscì a capire che c'erano delle cose che non andavano, ma che finora nessuno in quel momento aveva rilevato, e che poi soltanto molto dopo avremmo scoperto con quei cinque innocenti torturati, fatti confessare, condannati, quando erano completamente estranei alla strage dei carabinieri di Alcamo Marina, che invece fu una vicenda nata tra mafia e Gladio e servizi segreti deviati. Quindi non solo fu un grande giornalista d'inchiesta da autodidatta Giuseppe Impastato, ma poi seppe anche scegliere questo linguaggio nuovo, fresco, innovativo, no? Cioè, che appunto scherniva i mafiosi ed era l'arma forse peggiore che su di loro poteva abbattersi, perché non tolleravano che di loro si potesse parlare in quel modo così sprezzante. Penso che sia questo un po' il filo che seppe condurre Peppino Impastato. Sì, e difatti fai anche questo legame con la strage della casermetta dei carabinieri ad Alcamo. Per la prima volta invece si accusavano i mafiosi di questa cosa, invece appunto come dici tu c'era dietro Gladio, c'erano i campi di addestramento dei neofascisti nella zona di Trapani, perché questi carabinieri avevano trovato un furgone carico di armi che poi fu rubato la notte, i carabinieri furono assassinati. Peppino non sappiamo in realtà con quali informazioni, pochi giorni dopo fece un volantino che raccontava questa storia. E non a caso quelli che poi hanno fatto la perquisizione a casa di Peppino Impastato dopo la morte sono gli stessi carabinieri che hanno condotto le indagini sulla casermetta E di difatti Alcamo. la cartella sequestrata a casa di Giuseppe Impastato dopo la sua uccisione dagli investigatori, contenente appunto gli appunti, il materiale conoscitivo sulla strage di Alcamo Marina, non fu mai restituita dagli investigatori, perché eravamo nella fase del depistaggio e della costruzione finta del falso movente e della falsa morte di Peppino Impastato, che Sì. sarebbe morto secondo appunto quello che ci propinarono per alcuni anni, suicida e vittima di un atto di terrorismo che avrebbe voluto compiere. Peppino Impastato in quegli anni era un po' impegnato nel manifesto in lotta continua sul fronte sociale, civile, politico. Mi pare che sposò anche le battaglie dei contadini espropriati dei terreni per la costruzione della terza pista dell'aeroporto, peraltro Sì, con sì, una sì. scelta scellerata perché era pericolosa quella pista lì, e lui lo seppe denunciare moltissimo anche attraverso il suo programma alla radio. Sì, ma difatti l'aeroporto di Punta Arraisi nasce là per gli interessi della mafia, doveva nascere in un altro punto della provincia di Palermo. E lui appunto in quegli anni si impegna proprio a fianco dei contadini a cui furono espropriate le terre, o perlomeno furono per certi versi scippate anche dai mafiosi che poi magari le vendettero alcune, le vendettero a caro prezzo a chi doveva costruire l'aeroporto. Quindi ci fu tutto un giro. Si occupò anche molto dei pescatori della zona. Al Circolo Musica e Cultura che io ho aiutato a far nascere, c'era il collettivo antinucleare, quando di nucleare non si parlava da nessuna parte, insomma, e poi Peppino credeva moltissimo al ruolo della cultura, ecco perché anche la collaborazione con me, io non sono di Cinisi, sono di Palermo, ero compagno di classe di Francesco Impastato, suo cugino, e finì a Cinisi per la passione per la musica, ma siccome ero noto anche a livello nazionale come musicista e fui il riferimento in quegli anni della nascita di varie iniziative politico-culturali, questo mi portò a Cinisi e appunto a collaborare con Peppino. È la...
Vi ha uniti anche legati in un rapporto particolare perché appunto intanto diciamolo Danilo Lunis è innanzitutto Sulis è un musicista, no? Nel senso che vabbè, è anche un ingegnere, mi pare che nella sua biografia ci sia questo anche nel suo percorso formativo, però è un musicista che poi peraltro anche si è impegnato moltissimo anche nell'impegno sindacale in rappresentanza appunto degli artisti, degli operatori dell'informazione, della comunicazione, ovviamente dei musicisti. Quindi lì anche Peppino Impastato amava la musica, ecco, questo concerto rock a cui accennavo in premessa, si fece realmente nel film di Cinisi, come è raccontato nel film di Giordana? Sì, organizziamo una cosa che io oggi paragono, magari lo può capire chi è più avanti nell'età, no? Una via di mezzo fra un festival dell'unità e Woodstock. Il festival dell'unità perché organizziamo dibattiti, incontri, e Woodstock perché era un po' quello che per certi versi abbiamo un po' scimmiottato. Abbiamo montato il palco sulla spiaggia e la gente poteva ascoltare dal tramonto fino a tardissima notte, i gruppi che si alternarono sul palco. Io trasmettevo già in una radio a Palermo, nei primissimi giorni delle radio libere, io avevo già una radio a Palermo e registrai i concerti e i dibattiti e invitai Peppino a commentare con me le registrazioni, appunto, in una speciale che fecimo nella radio a Palermo. Peppino aveva già un sentore di conoscenza delle radio libere perché aveva conosciuto Danilo Dolci che ha fatto la primissima radio libera in FM italiana che nasce in Sicilia, appunto. È una radio che vive soltanto 26 ore perché la polizia trova subito da dove trasmetteva e gliela chiude. Peppino aveva conosciuto questa esperienza, quindi entrare per la prima volta in una radio libera come quella di Palermo dove io lo ospitai, lo colpì particolarmente, lui aveva già in testa l'idea di fare nascere una radio, ma mi chiese di trovargli un trasmettitore. Non era una cosa semplice, ma a Palermo noi fecimo una fusione di tante radio, appunto, che gravitavano nell'ambito di quella sinistra studentesca, dei partiti politici della sinistra di quegli anni. Nacque una radio unica e quindi avanzarono alcuni trasmettitori e io procurare il trasmettitore e le attrezzature provenienti da una delle radio che era confluita nella nuova emittente, e così Peppino poté dare vita a Radio Out. Nella cerchia degli amici, dei compagni di lotta, di battaglia, di avventura, di militanza, la uccisione di Peppino Impastato come vi raggiunse, come la viveste, come la percepiste? Mi pare che fu immediata, ovviamente, alla lettura, cioè, della vera matrice mafiosa del delitto, Sì. anche se ovviamente nell'informazione ufficiale questo non apparve mai per molti anni. Nessuno è caduto mai all'atto di terrorismo perché sapevamo che Peppino era contrario a queste cose, ma poi il treno che avrebbe fatto saltare era quello dei pendolari, cioè probabilmente c'erano i genitori di qualche nostro amico che partiva per andare a lavorare, quindi insomma era veramente assurdo. Ma anche nel film I 100 passi si vede come lo stesso maresciallo dei carabinieri del paese, che non era certo un amico, trova un pezzo di filo attaccato nel l'antenna della batteria della macchina e dice: ecco, con questo il comandante dice, il capitano dei carabinieri che conduceva le indagini dice: con questo in passato ha fatto saltare la bomba. E lo stesso maresciallo dice: ma qui c'è la macchina, la bomba è saltata almeno 300-400 metri oltre, come ha fatto in passato. Avevano già deciso che quella doveva essere la linea che doveva prendere. E poi anche dalle indagini si è visto, per esempio, che le mani non erano fra le cose più distrutte. Se ti scoppia una bomba in mano è chiaro che le mani sono quelle che devono saltare. E comunque subito dopo un impiegato del comune che raccoglieva purtroppo con la pinzetta i resti di Peppino trovò delle pietre insanguinate e gli altri compagni di Peppino poi con le sue indicazioni fecero delle altre ricerche, si trovarono delle altre pietre insanguinate che si appurò essere il sangue di Peppino, che era stato ammazzato in un casolare là vicino, ammazzato, tramortito, questo non l'abbiamo mai saputo. E poi ovviamente avvolto nella dinamite e fatto saltare sui binari.
Quindi un falso assoluto costruito ovviamente dai mafiosi che lo uccisero, ma fatto proprio totalmente dagli investigatori e dagli inquirenti del tempo. Ricordiamo che fra gli Esatto. investigatori più importanti, cioè, di quel gruppo, c'è il famoso oggi generale Antonio Subranni, che fino a poco tempo fa ha esercitato le sue funzioni e che le cronache ci hanno consegnato tra gli imputati del processo sulla trattativa Stato-mafia e su altre cose. Quindi la stagione del depistaggio e della collusione e della complicità totale di pezzi dello Stato con la mafia, che per fortuna cominciano a sventare Rocco Chinnici prima, che comincia a fare un lavoro in cui illumina il delitto, certamente affermando una matrice mafiosa, ma viene ucciso prima che possa firmare gli atti, e poi però questo lavoro viene fatto proprio da Caponnetto, e quindi l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, mi pare che nell'84, quindi alcuni anni dopo la morte, comincia a parlare di delitto mafioso anche senza responsabili ancora, e poi ci vollero tanti anni anche di azione tenace da parte della famiglia, da parte ovviamente degli amici come voi, appunto, di Impastato. Mi ricordo il famoso dossier I Notissimi Ignoti, no? Che comincia a denunciare con documenti precisi, carte alla mano, che in effetti quei responsabili ignoti del delitto Impastato sono assolutamente noti, Badalamenti, gli altri, e poi su questo anche la battaglia di Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato. Finalmente si arriva ovviamente all'arresto nel 97 di Badalamenti, poi alla condanna di Vito Palazzolo e di Badalamenti. E quindi finalmente è stata ripristinata la verità e la giustizia che erano state colpevolmente violate, e almeno la seconda uccisione, diciamo, di Peppino Impastato a un certo punto è cessata, ed oggi è integra la sua memoria e il suo patrimonio di coscienza. E intanto mi interessava una cosa, ecco, ripartire però da quel momento tragico e drammatico. In quel momento, quando Impastato viene ucciso, era anche candidato al Consiglio Comunale di Cinisi, dove peraltro sarebbe stato eletto, se non abbiamo da pensare che il voto sia stato espresso solo per effetto della morte. Questo non lo sapremo mai, Sì, ovviamente, ma se... probabilmente sì, è stato l'unico momento in cui quel paese ha reagito in un certo modo, perché Certo. ancora oggi, insomma. Certo, questo non lo potremo mai verificare perché purtroppo mentre era candidato e quindi durante la campagna elettorale Impastato viene ucciso, comunque la lista Democrazia Proletaria riesce ad esprimere un seggio con i voti di lista che prende, e lui è nettamente il più votato, quindi chissà se mai avrebbe fatto il consigliere comunale. Poi però Difatti, finalmente... quel filo che hanno trovato nella batteria della macchina, di cui ti parlavo poco fa, era quello che serviva per attaccare le trombe. Sai, anticamente si usavano le trombe, magari adesso le usano soltanto qualche venditore ambulante, che noi usavamo per fare i comizi o per pubblicizzare appunto il fatto che lui fosse candidato. E poi però da quel momento in poi, ovviamente grazie a coloro che conoscevano e che avevano condiviso l'esperienza, le battaglie di Peppino Impastato, quindi tutti voi, sostanzialmente si comincia a costruire la memoria. Vi ricordo la famosa manifestazione con 2000 persone che fu un grandissimo successo, significa che si è rotto il muro. Vabbè, erano persone in gran parte venute da fuori, ovviamente, no? Però comunque si cominciava a rompere il muro della omertà, della ineluttabilità, della impronunciabilità della parola mafia e del nome dei mafiosi, proprio sulle orme appunto di Peppino Impastato, che invece denunciava con nomi e cognomi e raccontava fatti precisi. Come nasce la vostra iniziativa, ecco, di ripristino di Radio 100 Passi attraverso l'associazione, e anche con le modalità e anche con il contenuto di attività che avete prescelto? Che esperienza avete fatto così nel corso del tempo, tal che oggi appunto si possa considerare vincente appunto questo impegno? Beh, intanto la nascita è proprio casuale, perché noi organizziamo nel 2007 un evento. Ogni anno il 9 maggio noi organizziamo appunto degli eventi per ricordare Peppino, e organizziamo un evento che parlava delle radio libere degli anni 70. Io nel mio intervento lanciai l'idea di riaprire la radio, ma fu proprio una cosa così che mi venne in quel momento. Eppure alla fine dell'incontro in molti sono venuti e mi hanno chiesto.
cosa dobbiamo fare per poter aprire, riaprire la radio. Abbiamo voluto avere ulteriori conferme per capire se era una cosa che interessava solo a chi era presente a quell'evento. Abbiamo lanciato una petizione online che ha fatto 10.000 firme. Allora le petizioni non erano neanche tanto frequenti, fece 10.000 firme in qualche settimana di politici, giornalisti, artisti e di tantissima gente comune, e capimmo che quella era la strada che dovevamo percorrere, e quindi abbiamo costituito l'associazione con Francesco in passato, che è il cugino appunto di cui parlavo, Giovanni il fratello che è presidente onorario, e altri militanti dell'Erario di quel periodo, e quindi nasce Rete 100 Passi. Abbiamo voluto chiamarla così l'associazione proprio perché guardavamo già le possibilità che il web ci dava. Quindi nasce prima la radio, poi nasce la social TV, poi nasce il giornale online, e per ora stiamo lavorando per 100 Passi Media Network, dove già ci sono circa 40 radio che hanno aderito e alcuni giornalisti d'inchiesta che parteciperanno anche a questa rete, perché vorremmo creare una sorta di polo libero, un po' come a quei tempi, che possa fare informazione magari con degli spazi dove ognuno può trasmettere i suoi contenuti. Dopodiché, la nostra missione è spesso rivolta ai ragazzi. Io insegno alternanza scuola-lavoro, oggi si chiama PCTO in alcune scuole di alcuni licei di Palermo. Come vi ho detto, riceviamo scolaretti in viaggio di istruzione da tutta Italia, e faccio sempre un legame, vado spesso anche in altre scuole in varie parti d'Italia, tra il bullismo, che io a volte paragono a un comportamento di un piccolo mafiosetto, e quello invece appunto del mafioso. E quindi facciamo anche un'attività antibullismo nella nostra sede di Palermo, dove abbiamo fatto Radio 100 Passi Ragazzi, e abbiamo anche lì la sede del Circolo Musica e Cultura, che ho voluto riaprire, mentre invece la sede principale è a Cinisi, nella casa dei 100 Passi, quella del boss appunto Tano Badalamenti, che ora è bene confiscato e è stato dato alle nostre associazioni. E quindi diciamo ai ragazzi ci rivolgiamo spesso appunto per fare politica di integrazione, per parlare di legalità in generale appunto, e anche di bullismo e cyberbullismo. Sì, interessante anche questo riferimento al bullismo, perché sostanzialmente il bullismo, anche se sembra quasi un fenomeno veniale, nel senso che in genere lo si riconduce a ragazzi, ma comunque attua e si esprime e si esercita attraverso le forme del sopruso rispetto appunto alle vittime, che è ovviamente lo stesso approccio del mafioso, sia pure ovviamente su grande scala e con azioni anche criminali ovviamente di estrema gravità. Ma comunque l'atteggiamento culturale è lo stesso, quindi è Difatti importante. abbiamo anche delle testimonianze certe di alcuni ragazzini che in certi quartieri popolari a rischio del meridione erano i bulletti della scuola, e poi sono diventati i bossetti del quartiere, e da lì hanno iniziato la loro escalation malavitosa. A proposito, ecco, della sede, dunque la nascita è avvenuta nel luogo della memoria di Impastato, poi però ci fu un trasferimento a Palermo con tanti atti anche di Sì. intimidazione. Ci racconti questa storia? Abbiamo avuto 9 atti intimidatori solo il primo anno. Ci siamo installati, diciamo, abbiamo montato le attrezzature in un quartiere a rischio, grazie al fatto che ci fu dato un sotterraneo. Abbiamo creato là, insieme ad altre associazioni, un asilo nido, un circolo, un ambulatorio pediatrico, una scuola dove chi voleva poteva prendere la licenza media. Insomma, abbiamo creato tutta una struttura e una situazione, e lì noi abbiamo avuto 9 atti intimidatori solo in un anno. Ancora prima di iniziare le trasmissioni, già abbiamo avuto 2 atti intimidatori. Quando abbiamo annunziato proprio l'inizio delle trasmissioni da quella sede, il giorno prima ci sono state rubate tutte le attrezzature e ci è stato distrutto quello che non hanno potuto portare via. Chiaro segno che volevano già bloccare. Abbiamo avuto anche
delle cose ci sono arrivate all'orecchio. Peppino Impastato, fate vaccini, se a Palermo non lo vogliamo, insomma. E nello stesso periodo, fra l'altro, fu data alle fiamme anche una biblioteca che è in una scuola lontana dal nostro luogo, che si chiamava e si chiama ancora oggi Biblioteca Peppino Impastato. Questo perché la figura di Peppino Impastato, a differenza di alcuni magistrati o poliziotti, quando facciamo queste commemorazioni, che sono delle persone che sono morte perché facevano il loro mestiere, Peppino Impastato è uno invece che è morto perché credeva in quel progetto. È una figura che fa molto presa sui giovani. E poi non dimentichiamo che Peppino Impastato era figlio di un mafioso che si è ribellato alla sua famiglia. E questo ancora la mafia non va giù. E se ricorderete, sicuramente voi nel vostro campo giornalistico, ma anche molti ascoltatori, Rita Atria fece anche questa fine. Fu ripudiata dalla famiglia, fu protetta da Paolo Borsellino, che la fece nascondere in un posto a Roma. Dopo che Paolo Borsellino muore, Rita si suicida. E quando la salma viene portata al suo paese, dove appunto era stata ripudiata anche dalla famiglia, la lapide venne distrutta. Quindi queste figure di ragazzi o di giovani che si ribellano alla loro famiglia mafiosa ancora oggi dà fastidio, mentre altre commemorazioni ormai sono assimilate, tranquille, ancora certi personaggi danno ancora fastidio, e Peppino Impastato è uno di questi, soprattutto perché fa molta presa sui giovani. Nella lettura specifica che voi avrete fatto di questi i 9 atti intimidatori solo nel primo anno, c'è più l'elemento del nome, quindi della eredità culturale, quindi della evocazione di ciò che avreste potuto fare appunto in nome di Peppino Impastato, o invece fu un'azione anche di contrasto e di opposizione e di aggressione a ciò che stavate facendo anche di concreto sul terreno sociale, proprio per il quartiere in cui operavate, e quindi per ciò che avreste potuto costruire a prescindere dal nome di Impastato? Sì, tutti e due, sai, perché intanto quando venivano ospiti, noi abbiamo avuto Di Matteo, ai tempi di Pietro, quando era ancora segretario del suo partito, insomma abbiamo avuto magistrati e parecchi personaggi importanti, e era un quartiere che era leggermente che è sopraelevato dal piano stradale, si entra soltanto attraverso una scala o attraverso un arco in un altro punto, per cui c'erano già degli spacciatori che controllavano la zona, e il fatto che fosse arrivata la radio ha destabilizzato di fatto il quartiere, un quartiere piccolissimo. E quando venivano questi ospiti c'era la bonifica, venivano precedentemente, facevano i controlli, quindi già diciamo, c'è stato questo fastidio. E poi stavamo già cominciando a intaccare il territorio. Sono piccole cose, però, per esempio, c'è stato un ragazzino che io ricordo guardava da dietro i vetri le nostre attività. Io una volta l'ho fatto entrare, mi ha chiesto lui: ma io posso venire altre volte? Io ho spiegato come funzionava il mixer, insomma, l'ho coinvolto nelle attività ed era felice di venire ogni tanto. Però quando passando per strada lui era con il branco, non mi salutava perché temeva un rimprovero, così come una volta una signora è venuta a chiedermi: mio figlio sta per uscire dal carcere, lo potete aiutare a trovare un posto di lavoro? Allora magari abbiamo cominciato a parlare con un po' di amici, ma il padre invece voleva che il figlio tornasse a fare il delinquente, il malavitoso. Quindi spaccatura all'interno della famiglia. Diciamo che erano piccole cose che stavano in qualche modo intaccando quella realtà. Invece l'attività attuale a cui accennavi poc'anzi, che svolgete anche con apertura totale non solo alla realtà giovanile ma anche alle scuole, come momento anche di formazione, di scoperta di un giornalismo autentico, limpido, di trincea che si possa tentare di fare anche in queste condizioni, come sta andando? Cioè, si possono aprire prospettive anche importanti proprio per la sensibilizzazione dei giovani e quindi di quella formazione ovviamente della cittadinanza a cui tendete anche come Rete 100 Passi. Io ho letto così le affermazioni principali un po' del vostro statuto, ecco, molto interessante.
fate, perché sostanzialmente voi nascete per ovviamente esercitare il contrasto del fenomeno mafioso attraverso la promozione della legalità, ma anche dei valori costituzionali, della tutela dell'ambiente, dei diritti civili e della promozione delle forme dell'arte, tutte le forme dell'arte, che poi è anche un richiamarsi ancora a Peppino Impastato, alla musica che ovviamente vi accomuna e a tutte le forme d'arte della cultura che lui esaltava, come esaltava la bellezza proprio come antidoto e antitesi della mafia. Sì, hai detto tutto tu. Comunque abbiamo un altro luogo a Palermo, un altro bene confiscato, dove appunto si svolge la maggior parte di queste attività con le scuole che vengono, anche se poi le portiamo anche a Cinisi. Lì la nostra radio di fatto è diventata una sorta di megafono anche delle varie associazioni che si occupano di legalità, di ambiente. In molte fanno trasmissione da noi, trasmissioni autogestite, e quindi siamo diventati una sorta di megafono appunto di queste associazioni e di varie realtà, così come quella delle scuole, appunto, dove i ragazzi imparano proprio il mestiere della televisione, della radio. L'idea e la speranza, anzi mia, è quella, e questo lavoro lo faccio sempre da volontario, gratuitamente, la speranza è che magari in una classe poi ci possa essere qualcuno che si appassioni realmente e poi resti a fare il volontario in radio o in TV o scriva articoli per il giornale. E diciamo che questa cosa funziona. Peraltro noi siamo strutturati in community, abbiamo community in varie parti d'Italia. E queste community possono organizzare eventi nel territorio o scrivere articoli per il giornale o se non altro realizzare trasmissioni radiofoniche. Insomma, quindi diciamo che anche il palinsesto della radio è fatto da noi a Palermo, qualcosa a Cinisi, e anche però da queste community sparse in varie parti d'Italia. L'attenzione, l'interesse e anche la richiesta di partecipazione, di esperienze da parte delle scuole, anche da varie zone, non solo di Palermo e non solo della Sicilia, è molto ampia, è molto estesa. C'è sensibilità anche da parte dei docenti delle varie classi oppure dei dirigenti degli istituti scolastici? Sì, moltissimo, ti devo dire. Purtroppo con il Covid siamo fermi da quasi 2 anni. Ma in tempi normali noi riceviamo scolaresche da metà febbraio fino a tutto maggio. Ogni giorno c'è una scolaresca che viene e arrivano da tutte le parti d'Italia. Quindi diciamo c'è questa sensibilità. E peraltro noi abbiamo lanciato anche recentemente un altro progetto che si chiama Radio 100 Passi Scuola, proprio perché molte di queste scuole che vengono poi ci chiedono: ma se noi volessimo fare delle trasmissioni e trasmettere? E quindi abbiamo creato questo spazio e stiamo lavorando per installare delle regie di Radio 100 Passi Scuola in varie parti d'Italia. C'è già una fascia in palinsesto e ogni scuola può realizzare la sua trasmissione di qualunque genere, purché sia di interesse dei ragazzi, da una trasmissione musicale alle problematiche giovanili, a quelle anche di legalità, se vogliono. E poi questa trasmissione, che questi distaccamenti radiofonici nelle varie scuole d'Italia realizzano, noi li mandiamo in questa fascia oraria di radio, in palinsesto, diciamo. Attingendo all'esperienza diretta, alla conoscenza reale e alla frequentazione, alla condivisione anche con Peppino Impastato e Danilo Lulis, scusami, Sulis, può chiarirci se è veramente la parola 100 passi, oggi così naturale, così tranquillamente presente nella nostra coscienza, nel nostro linguaggio, apparteneva all'esperienza diretta di Peppino, cioè nei termini del suo significato, cioè della distanza che misurava, cioè tra casa sua e casa di Badalamenti? No, intanto c'è da dire che la scelta di chiamare la nostra associazione Rete 100 Passi, la radio Rete 100 Passi, volendo, è una scelta ruffiana, perché il nome di Radio Out che avremmo potuto utilizzare era più conosciuto dagli addetti ai lavori e dalle persone di quell'epoca. Mentre invece il film 100 Passi, abbiamo verificato anche da alcune ricerche che abbiamo fatto, è conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero. E quindi spesso dire 100 passi fa nascere nella testa della gente proprio un collegamento a Peppino Impastato. C'è addirittura chi più giovane pensa che anche la radio di allora si chiamava 100 passi.
Dopodiché la storia dei 100 passi, io a volte lo dico ai ragazzi e restano delusi, è un'invenzione del regista, non è mai esistita quella scena che Peppino porta Giovanni davanti alla casa del boss e lo fa contare, che è il fulcro di quel film, e anche poi della canzone che nasce successivamente, fatta dai Modena City Ramblers, Falatto con cui siamo amici, e il 9 maggio dello scorso anno abbiamo fatto un'esecuzione online con loro, dove io ho suonato, ho cantato, ma anche Giovanni e la figlia di Giovanni, nipote di Peppino, oggi presidente dell'associazione Casa Memoria Impastato. E quindi questa scena dei 100 passi, così come la canzone che nasce dopo il film, no? Non era la sigla del film, è un'invenzione del regista felice, però che ha funzionato e che noi abbiamo usato in maniera ruffiana proprio perché scattasse questo collegamento mentale fra il nome della nostra Allora, intanto possiamo associazione. fare i complimenti a Marco Tullio Giordano, insomma, se si è inventata questa cosa, bellissima, anche perché comunque Sì, che ha racconta preso anche. spunto in realtà da un libro scritto da Claudio Fava. Che appunto che fu anche sceneggiatore, mi pare, ecco, di quel film. Bene, Esatto. a proposito, ecco, intanto siamo in conclusione, grazie a Danilo, ma volevo dire intanto Peppino Impastato, grazie appunto alla grandezza del suo esempio, che poi ovviamente si è affermato dopo il boicottaggio e il depistaggio iniziale, oggi si può dire che abbia una fiorente filmografia, musicografia, storiografia, anche un'ottima toponomastica diffusa in tutta Italia. E a proposito della musica, hai citato per esempio il brano I 100 Passi, ce n'è più di uno con questo titolo, e poi ci sono tanti altri brani. Io mi ricordo nel 2008 con il Manifesto uscì un doppio CD con 26 brani scritti da tanti autori diversi, tutti Sì, dedicati a sì, Peppino sì. Impastato, e poi ce ne sono tanti altri, da De Al Pacino, c'è un rapper appunto che chiaramente lo definisce, cioè, vittima della mafia di Stato, eccetera. La musica è rimasta, non solo era importante nella vita di Impastato come l'arte, la cultura e la bellezza, ma oggi è anche uno dei linguaggi attraverso cui l'esempio di Impastato può vivere anche più limpidamente e magari, speriamo, eternamente. Certo. Sì, ma difatti noi il 9 maggio con Casa Memoria, altra associazione, organizziamo le commemorazioni e spesso poi alla fine, l'ultima sera, diciamo, in piazza abbiamo ospitato vari artisti. Noi come Rete 100 Passi con Casa Memoria e l'associazione Asadin abbiamo dato vita, fra l'altro, al premio Peppino Impastato che noi diamo, noi, la parte nostra di Rete 100 Passi, con un premio proprio istituito da noi, sempre premio Peppino Impastato, lo diamo a giornalisti d'inchiesta piuttosto che a un artista che si è distinto particolarmente, alla scuola che ha realizzato la migliore trasmissione, e questo premio è stato patrocinato dal Ministero della Cultura. Quindi diciamo, e lo usiamo fondamentalmente per organizzarlo non necessariamente a Cinisi o in Sicilia, ma per farlo girare in varie parti d'Italia e fare conoscere l'Astro di Peppino anche in un periodo che sia lontano dalle varie, sia dal 5 gennaio, la data della sua nascita, sia quella della commemorazione del 9 maggio. Il premio è itinerante e gira l'Italia proprio per fare conoscere la figura di Peppino. Anche lì, proprio perché parlavi di musica, c'è un premio dedicato agli artisti che fanno musica di contenuto e quindi sono artisti emergenti che fanno musica di contenuto e che noi vogliamo premiare, appunto, esaltando il loro lavoro. Spesso difficile da far conoscere perché i canali utilizzabili, insomma, quelli tradizionali, spesso non danno spazio a un certo tipo di musica. E intanto mi pare di capire, di aver letto, che il libro da Radio Aut a Radio 100 Passi ha anche una finalità appunto benefica di destinazione del ricavato proprio alla rete 100 Passi. Sì, non ti nascondo che
Far vivere queste associazioni è difficile, coprire tutti i costi non è semplice, dalla SIAE alla società fonografica consortile, alle bollette, alle linee telefoniche, ai server, voi ne sapete qualche cosa quanto me. E noi però non mandiamo pubblicità perché diciamo che non vogliamo avere né padrini né padroni e viviamo solo ed esclusivamente di donazioni. E qualche donazione arriva pure da qualche scuola che viene a trovarci e in questo periodo non è stato possibile. Questo libro originariamente era uno degli appunti perché col passare dell'età, diciamo, andavo dimenticando le cose, allora prendevo degli appunti e nel periodo del Covid ho pensato di farlo diventare un libro appunto per raccogliere fondi, per far vivere l'associazione. Perché alcune volte è capitato sinceramente di avere dei problemi e non ci possiamo certo permettere di chiudere, mi sembrerebbe di dare un'altra mazzata al mio amico Peppino e quindi Rete 100 Passi deve vivere e speriamo appunto che anche con questa iniziativa si possa finanziare, coprire i costi e le spese, non finanziare. Bene, allora se tra le tante promozioni di libri che si fanno, questo sicuramente è uno di quei casi che merita veramente perché c'è un'alta finalità appunto sociale, generale e condivisibile, quindi a maggior ragione appunto ci prestiamo ad assecondare la promozione di questo libro. Da Radio Out a Radio 100 Passi di Danilo Sulis, il quale non solo ci ha parlato di questo libro, ma anche della sua complessiva esperienza anche di amicizia con Peppino Impastato, di condivisione delle sue battaglie e poi ovviamente di attivista, di promotore di tutte le iniziative che hanno cercato di affermarne e di vivificarne la memoria. Bene, grazie a Danilo Sulis, grazie a quanti ci hanno seguiti e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.